ovviamente è il cuore dell'arte e della cultura milanese, nel senso che è un ente morale che è stato fondato nel 1883 e ha una caratteristica unica in Italia, cioè i padroni, i proprietari sono gli artisti di Milano. Abbiamo voluto anche con i colori di Expo in qualche modo rendere sempre più evidente questo nostro essere ben calati nella contemporaneità, e noi abbiamo ritenuto fondamentale nel momento in cui Milano si apre al mondo ed è la vetrina del meglio dell'Italia per il mondo, anche rappresentare la nostra unicità e rappresentare ed esporre la nostra collezione. Questa mostra è curata da Rosella Ghezzi e Grazia Vanzetto, che si va dai paesaggi più classici a quelli invece più onirici di Fiume, con la figurazione, da grandi opere come quelle di Casorati o a quelle anche un pochino più originali come Regina, una delle poche donne esposte nella nostra collezione. E poi abbiamo l'astrattismo, pensiamo a Schegi, ma pensiamo a Chigine, a tantissimi altri, Vago, che sono presenti nella nostra collezione, alla esposizione anche dei giovani talenti, quindi abbiamo anche due opere degli Urban Solid. All'esterno espongono i tre cervelli con i colori italiani, proprio a evidenziare la grande capacità e creatività italiana. I visitatori verranno accolti da due splendide sculture di Alberto Ghinzani. Noi gli dedichiamo questa mostra come segno di gratitudine per tutto ciò che ha fatto per la Permanente.